Ciao a tutti, eccoci qui. Stasera vi faccio vedere in anteprima, praticamente penso italiana, direttamente dal forum di XDA, dei developer, eccetera, cosa sono riusciti a fare. Grazie a un plugin, vi metto poi tutte le istruzioni nel video, anche in inglese. So, for English users, there are all the instructions in the video information. Come potete vedere, ci sono parecchi giochi di Tegra HD, compreso il Tegra Zone. Posso farvi vedere così, in primo piano, che partono sul Galaxy S2, giusto per farvi dare un'occhiata. Quindi Nvidia, succhiati questa, smettila di fare marketing idiota, inutile. Per testare la CPU del Samsung Galaxy S2, la GPU, scusatemi, che è la Mali, praticamente ho installato i vari giochi Tegra HD. Solo potete vedere queste pinball Tegra HD Play, giusto per farvi vedere al volo. Vediamo se riesco a giocare dallo schermo dell'Omni HD. Vai, che culo. Giusto per darvi un'idea. Comunque, usciamo. La chiudiamo perché è abbastanza fluido, ma non è un gioco che richiede tutta questa grafica. Vi voglio far vedere Samurai 2 Vengeance. Gioco. Continua il gioco. E qui non posso. Oddio, proverò a giocare così, ma la vedo un po' difficile. Devo vedere. Quanto è fluido. No. Poverini quelli di Nvidia. Giusto per darvi un'idea, sto premendo tasti a caso, non ci ho mai giocato. Vedete che è fluido? Io dico di sì, usciamo. Chiudiamo Samurai Vengeance 2. Andiamo Fruit Ninja Tegra HD. Insomma, tutto questo cambiamento io sinceramente non l'ho visto. Zen Mode. Fluidissimo anche questo, succhiati anche questo Nvidia. Sto giocando male, ma mi sembra più che giusto. Giusto, volevo portarvi nel menu principale. Sono qui. Tegra HD, sto al Galaxy S2. Usciamo. Al volo. C'è Backbreaker. Tegra HD è l'unico che dà problemi, perché come potete vedere, non so se si è anche impallato. Comunque, giusto per darvi un'idea, il perso giocatore è praticamente in nero perché non viene renderizzato abbastanza bene. Ma comunque Galaxy S2 non si è impallato, solamente il gioco. Adesso usciamo, ve lo faccio vedere dopo. L'unico che va leggermente a scatti, che scatta un pochino, è Guerrilla Bob. Giusto per fare una corsetta, però non è nemmeno tanto tanto male. Vabbè, sono morto. Giusto per darvi un'idea, sempre. Scusate la pessima qualità del video, però purtroppo mi trovo a registrare solo con questo Omni HD. Volevo farvi vedere Backbreaker. Quanti errori dà, perché dà parecchi errori. Comunque, adesso vi faccio, alla fine del video vi faccio vedere le istruzioni, oltre a postarle, insomma. Continuo, continuo. Ops, continuo. Facciamo start. Darsi anche che io abbia installato una versione vecchia, perché non ho avuto la mia idea di comprare il gioco dal Tegra Zone per dare soldi a Nvidia, cioè l'ultima cosa che farò. Ah, le textures le ha caricate del giocatore. Ragazzi, è fluido, eh. È abbastanza fluido, eh.
Comunque, allora, come funziona questa applicazione? Adesso vi faccio vedere. Riduciamo un attimo lo zoom. Sì. Proprio così. Allora, chiudo un attimo le applicazioni. Galaxy on Fire non lo metto perché praticamente stavo ancora scaricando i file e non riesce a scaricarle. Allora, questa è l'app che dovete cercare sul market, Chainfire 3D, la versione Pro. Serve la versione Pro perché voi dovete fare install plugin, da qui poi vi spiego come ottenere il plugin. È illegale, quindi particolarmente illegale. Comunque, mi pare di averlo cancellato il plugin. Comunque sia, cerca questo plugin che deve essere un formato, eccolo qui, zip. In questo caso l'avete visto, libglemu trattino underscore nvidia.zip. Dopodiché andate in default OpenGL settings, fate use plugin nvidia, vi chiederà, non lo rifaccio perché mi scoccio, di utilizzare fix market settings, così vi sembra che il vostro telefono, il vostro Galaxy S2 sia un telefono Cable Integra HD, Integra 2 volevo dire, scusatemi. Io vi consiglio di riavviare il telefono per pulire un po' la cache, cioè tutte le impostazioni. Dopodiché potete installare qualunque gioco Integra HD e farlo partire senza problemi. Può darsi che ci siano alcuni problemi di compatibilità, avete visto come Backbreaker, eccetera. Però la maggior parte dei giochi funzionano e anche particolarmente bene. Giusto per farvi vedere, Galaxy on Fire chiede altri 200 mega, non ne ha scaricato nemmeno uno per adesso. Per il momento, vi lascio alle informazioni del video. Insomma, giusto per gli altri utenti che ci stanno guardando, il plugin di Chainfire è utilizzabile anche su altri device. Consigliamo device da 1 GHz di CPU in su. Comunque, fate voi. Grazie di avermi seguito. Fatemi sapere come girano i giochi sui vostri device.